grande sfida. Questa sera Latina Scalo apre il 22esimo turno della stagione nel campionato provinciale dell'Atletico Sperlonga, ospite della Virtus Latina Scalo, in compagnia del presidente, nonché anche factotum dell'Atletico Sperlonga. Questa grande sfida attesa da ambo le parti. Sì, questa è, intanto buonasera Daniele. Sì, una bella sfida, sfida al vertice, se così la possiamo chiamare. Sfida attesa e sicuramente sono convinto che disputeremo una bella partita entrambi qui questa sera. Siamo tranquilli, i ragazzi sono abbastanza tranquilli e pronti e concentrati per la partita di stasera. Ce la metteremo tutta, poi come vada, però ce la metteremo veramente tutta stasera. Allora Vaccaro, un'ultima battuta prima praticamente di riconsegnarti alla tua squadra, ancora alcuni attimi, attendevi questa sfida, ti aspettavi che questa sarebbe stata la sfida che potrebbe decidere il campionato? La sfida che potrebbe decidere il campionato, sì e no, perché noi purtroppo abbiamo perso dei punti fondamentali durante l'arco del campionato e stiamo a meno 8, sicuramente stasera ci dovremmo impegnare al massimo per accorciare la distanza tra la Virtus Latina Scalo a meno 5 e dopodiché dobbiamo fare il massimo per cercare di raggiungere il primo posto in questo campionato. Ce la metteremo tutta, mi dispiace solamente ecco, che purtroppo durante l'arco del campionato abbiamo perso quei 5-6 punti fondamentali che sicuramente a quest'ora potevamo disputare veramente una partita al vertice tra il primo e il secondo posto, proprio una molto corto intendo come a livello di punteggi, però va bene così, ce la metteremo tutta e daremo il massimo questa sera. Allora, dopo gara di questo anticipo della settima giornata nel girone di ritorno tra Virtus Latina Scalo e Atletico Sperlonga, con uno dei protagonisti di questo match, Alessandro Dorati. Gara dura fin dalle prime battute, anche se all'inizio sembrava molto lenta questa gara. Entrambi le squadre avevamo paura di perdere, la posta in gioco era tanta per noi, quasi fatta per la Serie C. Dopo questa vittoria allunghiamo altri punti, altri 3 punti, e loro è una squadra bella, organizzata, forte, e la paura era tanta per... Ecco, vi aspettavate di trovare un avversario che avrebbe giocato a viso aperto? Sì, sono impostati bene, sono una bella squadra, hanno dei giocatori validi, ecco, gli mancava un giocatore a loro che è fondamentale per questa squadra, ma nonostante tutto hanno giocato bene, è stata una partita maschia. Ecco, cosa sarà importante in questo finale di campionato? Gestire questo vantaggio piuttosto cospicuo, aver paura di fare passi falsi voi, cosa sarà importante in questa fase? Paura non penso, paura no, non ci fa paura nessuno. Se siamo arrivati a 20 vittorie un motivo c'è, un mister bravissimo, una squadra fortissima, andiamo avanti e chiudiamo nella migliore dei modi, vincerle tutte. Pensiamo di vincerle tutte. E con il direttore generale ci soffermiamo un po' di più sugli aspetti di questo match. Sapevate che era una gara difficile da affrontare questa Atletico Sperlonga, del resto nell'arco della stagione è stato detto più volte, una squadra che comunque avrebbe potuto dare veramente fastidio alla capolista. Beh, innanzitutto buonasera a tutti, ecco, colgo l'occasione per fare i complimenti a Atletico Sperlonga perché diciamo noi sia all'andata che al ritorno abbiamo 6-4 a Sperlonga e 4-2 oggi sono state partite decise dagli episodi, perché due squadre si equivalgono molto, sono due squadre forti secondo me anche di categoria superiore tutte e due, e diciamo gli episodi ci hanno detto bene sia all'andata che al ritorno. Ripeto però che lo Sperlonga, come lo dissi già alla gara d'andata, mi ha impressionato tanto, la squadra insieme alla Virtus più forte del campionato senza ombre di dubbio. Qual è stato comunque l'aspetto che però ha caratterizzato e forse va dato la spinta maggiore in questa sfida dopo che il primo tempo è stato forse un po' troppo di studio? La classica scintilla è stato il secondo gol dello Sperlonga,
il secondo gol dello Sperlonga ci ha dato una sveglia. Il classico schiaffo, e ci siamo rimessi a immaginare il gioco come è nostra abitudine fare. Abbiamo condotto in porta questa partita che è importante, non è forse decisiva, ma è una pietra abbastanza pesante su tutto il campionato, credo. Ecco, che cosa sarà importante proprio per questo finale di stagione per la Virtus, ora capolista ad 11 lunghezze proprio dall'Atletico Sperlonga, con una gara da recuperare. Sarà importante gestire questo vantaggio, sarà importante non commettere passi falsi sicuramente, questo sì, per poi tagliare il traguardo per primi. La partita più importante adesso è la prossima a Pontinia, che se qualcuno potrebbe dire è facile, no, partite facili non ce ne sono. Noi vogliamo arrivare a questo punto, visto che il calendario ce lo permette, alla partita del 21, della prima settimana di aprile con lo United, lo dico chiaramente, a vincere qua il campionato, con 4 giornate d'anticipo, perché con il calendario che c'è, diciamo, dipende da noi, perché abbiamo il vantaggio e ce lo permette. Vogliamo chiudere la pratica immediatamente per cominciare già a programmare la prossima stagione, che in C2 insomma è tutta un'altra storia, insomma. Però adesso è inutile sta qua di no, dobbiamo i piedi ben a terra e tutto, però il campionato adesso lo dobbiamo, praticamente dobbiamo dar colpo di grazia al campionato le prossime 3-4 partite, sicuramente. Allora, che fosse una gara difficile, che fosse una gara abbastanza determinante, lo sapevamo tutti, no? Certo, guardando subito la classifica, ma che andasse a finire così per lo Sperlonga non l'aveva messo in preventivo proprio, soprattutto Rosati Sabatino. No, io penso che la partita è stata, fino a 10 minuti dalla fine, forse il risultato giusto era un pareggio. Abbiamo provato di tutto. Sotto di un gol abbiamo provato a mettere l'uomo in più, un po' per la confusione dei tifosi, un po' per l'agonismo che c'era in campo, non ci siamo capiti, e lì abbiamo preso il quarto gol che ha chiuso la partita. Tutto sommato non posso recriminare niente ai miei ragazzi, hanno dato tutto, e complimenti alla Virtus, che è una signora squadra, e ragazzi molto educati, è un bel tifo. Allora, primo tempo, abbiamo già detto, con gli altri protagonisti, un po' spento sia da una parte che dall'altra, ci è servito un calcio di rigore forse per svegliarla, ma non è che l'ha svegliata poi più di tanto, anche perché, diciamo, nella ripresa però si è visto veramente un gran futsal tra due squadre che meritano la loro posizione di classifica. Lo Sperlonga sotto è tornata in campo, ha trovato subito il pareggio, poi il gol del vantaggio, poi a quel punto che cosa è successo? È successo che sempre è da qualche partita che ce lo portiamo dietro, la disattenzione, mancanza di concentrazione, un po' di mancanza di concentrazione, abbiamo preso il gol del pareggio. Possiamo dire che comunque è mancato, e sicuramente è mancato, perché si è visto nell'autonomia del gioco per lo Sperlonga, per l'Atletico Sperlonga, l'uscita proprio anzitempo di Pannozzo. Anche quello, è da qualche partita che finiamo le gare con un infortunio o due. Abbiamo recuperato Seneca dopo un grave infortunio due sabati fa, e oggi abbiamo perso Pannozzo. Non era presente neanche Rosato, il nostro primo portiere, però alla fine ce la siamo giocati alla pari con la Virtus. Ecco, Rosati, adesso c'è questa sconfitta sicuramente da dimenticare molto in fretta, c'è sempre un secondo posto da difendere, da mantenere. Cosa sarà importante fino alla fine della stagione per voi? Per noi non cambia niente. Noi all'inizio ci eravamo prefissati zona playoff, siamo rimasti secondi, abbiamo conquistato il secondo posto, ce lo manteremo fino alla fine e combatteremo, e poi ci giocheremo i playoff fino alla fine.